sappiamo, c'è Sanremo, ma ci siamo anche noi per questo Giovedì Puglia, come di consuetudine tutti i giovedì sera su Antenna Sud 85, per parlare di calcio dilettantistico, per parlare di calcio, per parlare del calcio vero, di quello che ci piace tanto. Non potevamo esimerci questo giovedì perché chiaramente si è giocato, l'avete vista, la stavamo guardando anche noi, tra l'altro in regia, la partita tra Martina e Barletta della finale d'andata della Coppa Puglia di eccellenza, della Coppa Italia di eccellenza, ma si è giocato ieri in Serie D, ma si è giocato tanto, ma insomma abbiamo veramente tantissimo di cui parlare, tante immagini da vedere, interviste, tanti ospiti e tra l'altro andremo a sentire oggi, per questo giovedì che comunque è speciale, particolare, sia il direttore sportivo dell'Audace Cerignola che quello del Bitonto, la seconda in classifica e la prima in classifica, quindi andremo assolutamente in una maniera libera verso le zone alte della classifica, poi via via sentiremo anche uno dei protagonisti, uno degli artefici di questo che, permettetemi di chiamare, Miracolo Gravina, e poi andremo a parlare insomma anche della Serie D a 360 gradi. Io sono da solo, lo vedete anche voi, ma sono da solo fino a un certo punto, meglio, sono da solo soltanto in presenza, perché Vito Di Noi per oggi ci segue, ci accompagna più che ci segue. Da casa, Vito, buonasera! Ciao Giuseppe, buonasera a tutti! Allora, partiamo con... insomma Vito, a breve avremo anche subito il direttore sportivo Moscelli, quindi... siamo subito col botto, però chiedo alla regia un attimo perché tra poco ci andiamo dal direttore. Io devo subito farti una domanda, te ne faccio due insieme, tanto insomma, la prima è se hai visto Martina Barletta, ma la domanda è pleonastica perché mi dirai ovviamente di sì perché l'hai vista di sicuro, e la seconda è in pillole cosa ci lascia questo mercoledì di campionato, in Serie D chiaramente. Sì, naturalmente ho visto Martina Barletta, non è stata una partita entusiasmante, ma credo che questo sia dipeso soprattutto dal fatto che ci sarà anche una gara di ritorno il 17 febbraio, quindi è chiaro che i due allenatori hanno preparato la partita in ottica chiaramente di 180 minuti anziché 90, e quindi erano 0-0, non dico abbastanza preventivabile, ma sicuramente pensabile come risultato. E salendo di categoria, pensando alla Serie D invece, sicuramente è una giornata che ci dice che il Cerignola in questo momento sta sprecando veramente troppo, perché secondo il mio punto di vista ha gettato all'Ortiche due vittorie e quindi poteva avere sei punti in più e ne ha soltanto due. Il Bitonto invece ha messo in cascina la sesta vittoria consecutiva e soprattutto è quel tipo di squadra che in questo momento è lanciato verso la vetta. La vetta è ad appannaggio del Bitonto e questo è un aspetto molto molto importante, quasi inaspettato fino a qualche settimana fa. Sì, corsi e ricorsi, no? Nel senso da una parte va una, poi risale l'altra. Vito, mi sembra però, andiamo dal direttore perché dobbiamo comunque... iniziare anche noi a correre in questa puntata così particolare. Dicevo, mi sembra però che ormai si sta delineando questo scontro a due. Io ho visto il Francavilla Insigni domenica, al di là della partita, peraltro nemmeno brutta, giocata dagli uomini di ragno, a me non sembra oggi questo Francavilla Insigni una squadra capace di infilarsi tra Cerignola e Bitonto. Mi sembra che adesso sì, adesso noi in realtà lo diciamo almeno io e te da tanto tempo, però mi sembra che adesso sia anche piuttosto evidente agli occhi di tutti i tifosi, tutti gli appassionati, al di là della classifica è Cerignola-Bitonto. Ma sì, se proprio vogliamo parlare di un antagonista delle due pugliesi, ci metterei di mezzo un'altra pugliese che è il Fasano in questo momento. Francavilla Insigni, con tutto il rispetto parlando per la compagine di ragno, non l'ho mai ritenuta un'avversaria quasi credibile, no, nella lotta al primato, fermo restando che con la formazione sinnica costruita in estate sicuramente i punti in cascina sono veramente tanti e quindi complimenti a Francavilla Insigni, però in ottica primato non ho mai visto questa squadra pienamente coinvolta nel discorso. Ci sono due delusioni che non sono pugliesi, una è la Bello, l'altra è la Casertana che tra l'altro ha anche cambiato allenatore questa sera, quindi via Maiuri arriva Feola, vecchia sì, conoscenza del nostro calcio, come no. Sicuramente Cerignola e Bitonto faranno un testa a testa straordinario, clamoroso, fino a fine campionato, e fermo restando che una delle due rimarrà realmente al palo e disputerà i playoff con il morale sotto i tacchi, perché io penso che queste due squadre prenderanno il largo, o prima o poi, forse più prima.
Vito, ti lascio in stand-by un attimo perché dobbiamo chiamare anche il direttore, saremo collegati tra l'altro anche con te, perché Vito rimane in collegamento per tutta la puntata, mentre, e tra l'altro proveremo anche con, sperando ve ne sia la possibilità, ma ho in regia Michele Marchitelli e Sebastiano Bufalo, quindi insomma sono in mani più che d'oro. Dicevo, proveremo anche ad avere le immagini della partita tra Martina e Barletta. Ricordiamo, è finita da poco, tra l'altro esclusiva delle nostre reti, del gruppo editoriale Distante, è finita pochissimo fa ed è finita 0-0 l'andata che si è giocata al Tursi di Martina Franca. Il ritorno, tra esattamente 14 giorni, quindi il 17 febbraio, si giocherà invece a Barletta, e quindi sarà poi il grande ritorno, quello che decreterà questa prima fase. Stiamo facendo una digressione sull'eccellenza in attesa di avere proprio il direttore, chiedo alla regia di avvisarmi chiaramente quando sarà pronto. Dicevo, stiamo chiaramente andando sull'eccellenza perché partita fresca che abbiamo visto più o meno tutti, immagino, una partita importante, una partita che mette in parità questo primo vero scontro, poi ne parleremo dopo a lungo anche con Vito per quel che riguarda Martina Barletta, dicevo, mette la parità tra due squadre che stanno dominando i due gironi da una parte e dall'altra, anche se il Barletta ha meno punti di vantaggio perché hanno solo tre rispetto al Martina, mentre invece con Martina in fuga nonostante la sconfitta alla ripresa del campionato due settimane fa, però dicevo, al di là di questo è comunque quello che sembra essere designato come lo scontro finale per la promozione poi in Serie D. Primo atto, ci sarà il secondo atto di una prima manche, di una prima mano che si gioca, chi vince si porta a casa la Coppa Italia, e poi successivamente si andrà insomma a vedere anche se effettivamente questa, come tutti pensano, sarà la partitissima per arrivare poi alla promozione in Serie D. Non so se ho già il direttore sportivo del B. Sì, buonasera. Eccolo, io lo sento. Allora, direttore, buonasera, bentornato su Antenna Sud. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Eccolo, allora direttore, partiamo dal primato, non potrebbe essere altrimenti. Beh, siamo soddisfatti sicuramente di aver raggiunto oggi di nuovo il primato, però sappiamo che è un percorso ancora lungo, però ci godiamo sicuramente questo momento. Un primato che non è costruito solo col sorpasso di ieri, 6 vittorie consecutive per il Bitonto sono sicuramente un punto di partenza, ecco, diciamo così, ma qualcosa di straordinario poi leggendo i numeri. No, sicuramente non è costruito nell'ultima partita, ma è costruito nel percorso che, come già dicevi tu, che veniamo da 6 vittorie consecutive, ma la consapevolezza che non abbiamo fatto niente di sì, credo sia frizzata, come si dice in gergo, un attimo l'immagine del direttore. Dobbiamo ancora dimostrare tanto per questo primato, ecco. Vito Di Noi per il direttore. Ciao direttore, buonasera e ben trovato. Buonasera a te. Io ho avuto l'impressione che nel corso di questi mesi il Bitonto abbia sempre avuto consapevolezza dei propri mezzi, anche nei momenti più complicati. Quindi, al di là delle 6 vittorie consecutive, ho avuto l'impressione che questo primato sia stato raggiunto proprio attraverso la consapevolezza nelle difficoltà di questa squadra. Sei d'accordo? Perché io ricordo anche quando sei arrivato, De Luca era un po' sulla graticola, forse lo avevi confermato con forza e i risultati vi stanno dando ragione. Sì, sicuramente poi c'è sempre, in un'annata ci sono sempre periodi insomma più soddisfacenti e periodi anche un po' più duri. Noi abbiamo passato sicuramente un periodo duro dove al mio arrivo avevamo fatto pronti via già una sconfitta, però c'era la massima fiducia sia in De Luca, ma c'era la massima fiducia anche in tutto il contesto di squadra. Eravamo convinti che comunque avremmo raggiunto sicuramente la miglior forma, la fiducia che attraverso i risultati insomma avremmo riconquistato, non dico il primato subito, ma che comunque
saremmo stati là, là vicini. Poi oggi abbiamo recuperato il primato nelle ultime due partite, recuperando i tre punti che eravamo distaccati dal Cerignola, però il campionato è così, ripeto, è così lungo che veramente bisogna stare sempre sul pezzo e non sbagliare di un centimetro, ecco. Vito. Sì, direttore, per quanto riguarda invece Santoro, 10 gol, doppia cifra, questo attaccante finalmente è tornato a segnare con continuità, Bitonto ha fatto sì che questo calciatore raggiungesse i nuovi livelli di qualche anno fa, dopo che si era un po' smarrito lo scorso anno. Sì, sì, Santoro l'anno scorso non ha fatto una gran stagione, però parliamo di un giocatore importante. Come tutti i giocatori che fanno parte del contesto Bitonto sono importanti, perché quando ci si vogliono raggiungere determinati obiettivi bisogna avere un organico di prima fascia, e noi per quanto riguarda gli over, gli under, secondo noi sono tutti giocatori importanti per cercare di fare qualcosa di importante, ecco. Santoro in questo momento qua è l'attaccante che ha fatto più gol, però voglio dire, anche il nostro capitano Lattanzio sta facendo bene, Taurino, Danna, voglio dire, davanti sicuramente lo stesso Iadaresta, nonostante ancora si deve sbloccare con noi, però fa un lavoro che per noi è importante. Per non parlare della difesa, che è una difesa veramente, abbiamo tre giocatori fantastici che sono Lanzolla, Petta e Colella. Mezzo al campo, abbiamo una squadra che oggi come oggi sono veramente soddisfatto sotto tutti i punti di vista. Sono contento che abbiamo raggiunto, secondo mio parere, una mentalità importante, però sappiamo che poi questa mentalità, questa concentrazione, questo tutto che oggi deve essere alto, oggi dobbiamo essere più brevi ancora per farlo rimanere sempre alto fino alla fine. Grazie direttore per essere stato con noi, in bocca al lupo al Bitonto. Grazie a voi per l'invito. Ciao direttore. Ciao direttore. E un saluto e un grazie anche a Nicolangelo Biscardi, ufficio stampa del Bitonto, per averci chiaramente concesso questo collegamento. Vito, torno da te. Eh sì, parole importanti quelle di Moscelli, assolutamente, che comunque secondo me hanno ancora più importanza quelle di qualche mese fa, quando il Bitonto perse col Gladiator e, se non sbaglio, poco dopo, poco prima con la Casertana, quindi sembrava fuori dai giochi sia in campionato e lo era ufficialmente anche dalla Coppa Italia. Quello fu un periodo delicatissimo e probabilmente ogni società avrebbe optato per il cambio in panchina. De Luca sembrava ormai esonerato, anzi da quello che ci risulta qualche contatto con altri tecnici c'era già stato. Però sì, insomma, poi si è deciso di continuare con De Luca, 6 vittorie consecutive, quindi scelta assolutamente azzeccata. Cerignola, come lo vedi? Facciamo fotografia punto Cerignola, così poi andiamo anche dal direttore di Toro che avremo tra poco in collegamento. Non so se è già possibile rintracciarlo, altrimenti lo rintracceremo tra poco. Siamo, tra l'altro, Vito, te lo dico, in perfetto orario questa sera, Ma sicuramente diciamo che il Cerignola non è in crisi, nel senso che comunque è una squadra che fino al 90esimo vinceva sia contro il Fasano che contro il Molfetta. Sicuramente sta peccando un po' in fase difensiva e questo è un grosso limite, però è altrettanto vero che il Cerignola prima di queste due gare aveva subito pochissimo, era, se non sbaglio, anche la miglior difesa. Sono sicuramente dei periodi, però è importante fare punti, perché lo dicevamo anche settimana scorsa, questo girone H non è un girone H fortissimo, no, dal punto di vista tecnico, quindi significa che il margine d'errore ti viene anche, tra virgolette, perdonato nelle settimane successive, quindi è chiaro che è importante non perdere, ma è importantissimo muovere la classifica. Allora, la regia tra poco ci chiama il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, così possiamo... attendo un segnale dalla regia, se devo lasciare Vito in stand-by mentre contattate il direttore, oppure... Risponde. Ok, no, per il momento non risponde, vabbè, riproviamo Michele, così riusciamo a... probabilmente riusciremo ad averlo. Vito, ma realmente questo è un campionato che va a fasi, cioè...
Abbiamo visto un Cerignola a un certo punto sembrava dovesse stradominare. Ora è il Bitonto che fa 6 vittorie di fila. Prima ancora il Bitonto era andato, mi sembra, più 7 addirittura sul Cerignola. Insomma, comunque era andato in fuga. Più 8 sul Cerignola era andato in fuga. Insomma, davvero questo è un campionato così che vive di stagioni? Ma io, guarda, l'ho sempre detto, questo è un girone H un po' anomalo, sia per il numero di squadre ai nastri di partenza, perché dopo 20 anni abbiamo un girone H a 20 squadre, non a 18, ma soprattutto perché il livello tecnico qualitativo non è come quello degli altri anni. Io, anche per curiosità, così per sbirciare un po' negli altri gironi, vedo un livello sicuramente più alto. E credo che la testimonianza di questo sia il fatto che il Cerignola da meno 8 si sia ritrovato primo e che il Bitonto in crisi nera sia attualmente primo in classifica. Questi errori in passato nel girone H non venivano assolutamente perdonati. Quindi è chiaro che in questo momento la Puglia è incanalata verso la Serie C con una nuova realtà, che sarà o Bitonto o Cerignola secondo me, e sarebbe qualcosa di innovativo, perché il Cerignola manca dal calcio professionistico dal pre-seconda guerra mondiale, il Bitonto non c'è mai stato, c'era stato, ma non ha mai avuto l'opportunità di giocare una partita, considerando che successe poi nell'agosto del 2019. Sì, è vero, certo, insomma, è stato questo, cioè, sicuramente sarà la, ci auguriamo anche con enorme vicinanza a entrambe le società, potrebbe essere sicuramente la possibilità proprio di esplosione per una delle due società. Sono due società forti, solide, che hanno programmato. Il Bitonto, tra l'altro, aveva fatto bene anche l'anno scorso da un punto di vista di costruzione della squadra, nomi e quant'altro, poi però sul campo non è riuscito a mantenere le stesse aspettative, salvo nell'ultima parte, quando comunque aveva provato a risalire con mister Valeriano Loseto, già la primavera del Bari. Il Cerignola sembrava dovesse fare un campionato minore all'inizio, poi anche l'arrivo del presidente Quarto ha cambiato un po' le carte in tavola, ha sparigliato insomma un po' tutto. Fino ad ora è stato un campionato strano, ci si aspettava forse, Vito, anche qualcosa in più dalla Casertana, anche se io personalmente la Casertana non l'avevo inserita nelle mie top 5, se ricordo bene, e avevo proprio detto: non mi convincono mai le squadre che vengono costruite in poco tempo. Io invece l'ho messa come seconda in classifica, quindi se i nostri utenti vogliono cambiare canale possono farlo. Vabbè, ma quello è normale, però tanto stanno guardando Sanremo, allora. No, sto scherzando. Questione Casertana. La Casertana è una grandissima squadra a livello individuale, evidentemente non si è formato il gruppo, il che mi rende abbastanza inquieto, perché non me l'aspettavo, considerando anche la bravura di Maiuri nell'assemblare gruppi ben più, passatemi il termine, forse un po' più scarsi, ecco, di questa Casertana. Sicuramente in passato lo ha fatto e ha ottenuto grandissimi risultati. Ricordo il suo Sorrento terzo in classifica non più tardi di 2 anni fa, quando veramente era una squadra costruita soltanto per salvarsi, anzi molti la davano come retrocessa, e fece terzo posto dietro a Bitonto e Foggia. E quel campionato fu anche congelato, perché altrimenti non sappiamo come poteva finire quel campionato lì. Quindi non mi aspettavo. Adesso è arrivato Feola, un nostro amico, un amico di Giovedì Puglia, sì. E sicuramente gli rivolgiamo un grossissimo in bocca al lupo, però prende le redini di una situazione abbastanza complicata. Non credo che la Casertana possa effettivamente rientrare. Qualche chance ce l'ha ancora il Fasano, che continua a fare 3 gol a partita. Ne ha fatti 3 col Cerignola, 3 ieri contro aiutami, perché ho dimenticato anche a giocare il Fasano. Fasano ha vinto a Caserta 3-1, quindi Fasano in 10 partite ha messo a segno 31 gol. Questa squadra fa più di 3 gol a partita, quindi se una squadra segna con così tanta continuità ha più probabilità di vincere, e quindi potrebbe approfittare di qualche passo falso lì in vetta, anche se onestamente la vedo molto difficile che possano perdere ancora terreno sia Bitonto che Cerignola. Però Vito, due cose sul Fasano, tanto ne stiamo parlando perché lo facciamo molto così, noi lo sa chi ci guarda la trasmissione. Due considerazioni. La prima, che ho scritto anche un paio di volte, questa squadra, se avesse iniziato così, io non voglio dire se avesse iniziato con Danucci, però se avesse iniziato così probabilmente oggi sarebbe più in alto, lo dicono i numeri, non lo dico io. Prima considerazione. Seconda considerazione, e ancora considerando che vi saranno ancora gli scontri diretti e quant'altro, e considerando che, se ricordo bene, però Vito qua mi devi aiutare tu, se ricordo bene il Cerignola gioca l'ultima col Fasano? No, credo che abbia giocato la prima. Era la prima, di ritorno. Ok, però dicevo,
considerando anche gli sconti diretti, deve giocare ancora col Bitonto e quant'altro. Questa squadra, secondo te, può riaprirla davvero? Perché è vero tutto, ma questo Fasano sembra inarrestabile. Riaprire il discorso primo posto non lo so, forse credo che sia un po' troppo tardi, però il discorso di prima torna qui, non è un campionato in cui le grandi volano, qualche passo falso, qualche punto lo lasciano per strada. Se il Fasano sarà bravo ad approfittare di questi passi falsi, forse potremo parlare di qualcosa di più prestigioso, no? per il Fasano, altrimenti credo che sarà una lotta a due tra Bitonto e Cerignola. Però attenzione, non è escluso che magari il prossimo anno in Serie C si possano avere più società, per una semplice ragione, perché lo sappiamo, il Bitonto non può essere ripescato perché nel corso degli ultimi 3 anni è stato coinvolto in un lecito sportivo. Però attenzione, potrebbe essere eventualmente riammesso, e qui valgono il coefficiente punti, lo abbiamo visto col Picerno lo scorso anno, che sì, è stato riammesso in C nonostante avesse sul groppone la questione il lecito sportivo. Il Fasano ha messo a nuovo lo stadio, c'è un sintetico che poi, andandomi ad informare, ho visto che è quello che viene richiesto nei parametri della Lega Pro. Sì, ora, sì, insomma, potrebbe essere stata una casualità, non voglio insinuare assolutamente nulla, però un pensiero mi viene in mente, credo proprio che il Fasano un pensierino ce lo stia facendo, anche perché la squadra allora, c'è, Vito, il progetto c'è. Il presidente D'Amico e Avezzano Gomez, il vicepresidente Avezzano Gomez, ci stanno guardando sicuro, non è gente che lavora per casualità. Glielo dico io. Io ho detto che non e li saluto. Nulla, però, E li saluto entrambi con enorme affetto. Non so se il direttore ce l'abbiamo, chiedo alla regia anche tramite interfono. No, non ce l'abbiamo ancora. No, Giuseppe. Ok, possiamo, andiamo avanti, magari poi magari lo recuperiamo in un secondo momento. Sì, andiamo avanti con la scaletta degli ospiti. Dove andiamo, Vito? Andiamo in un'altra compagnia. No, no, non dico con l'ospite, dico con ragionamento. L'ospite lo so, dobbiamo andare a Gravina da Diop. Dicevo nel macro ragionamento. Guarda, io passerei alla bassissima classifica, poi torniamo magari dopo al centro. Sì. E parlerei di questo Matino che finalmente ha vinto 12 punti, se li ha fatti col Sorrento. Quindi se il Matino giocasse sempre col Sorrento, forse in questo momento sarebbe una posizione di classifica più alta, però non lo può fare, può giocarci soltanto 2 volte e ha vinto. Adesso sarà importante che il Matino mantenga, prosegua in questa maniera qui. C'è una gara delicata per il Matino domenica, quella contro il Molfetta. E sì, non lo dico a Molfetta, per, tra l'altro, perché comunque il Matino col Molfetta ha perso un punto per l'irregolarità della posizione di Giambuzzi, che oggi è un calciatore del Molfetta, quindi insomma è una partita che sentono parecchio, e non escludo che magari il Matino possa andare lì col dente avvelenato, anche perché deve farlo per una questione di classifica. Poi c'è il Brindisi ha perso 4-0 a Bitonto, ma non è questo il risultato in sé, che ci può pure stare, magari non in queste dimensioni. E il fatto che poi San Giorgio ha vinto, e il fatto è che Bicelli e Casarano hanno impattato 2-2, quindi continua a rimanere in quell'orbita e diventa molto difficile. Adesso i punti sono 5 di distacco, sono 5, Vito. Tanto su San Giorgio, certo, ma deve fare la rincorsa su più squadre, perché San Giorgio ormai ha preso una direzione che è quella giusta in chiave salvezza, e quindi diventa un po' più complicato. È stato un mercoledì nero per il Brindisi, inutile negarlo, sì, perché comunque tutte sopra hanno fatto risultato, e il Brindisi si è ritrovato da meno 2 a meno 5 come prima della vittoria contro il Francavilla. Certo, certo. Regia, abbiamo il prossimo ospite che è Modu Diop, tra l'altro, per dirlo anche ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, è Modu Diop ed è attaccante del Gravina, se non vado errato e se non vanno errati i miei calcoli, 8 gol in questo campionato, però Vito è l'uomo che traccia la classifica marcatori su tuttocalciopuglia.com, quindi lui lo sa meglio di me. Confermo, 8 gol, sì. Sono 8, ce l'abbiamo? Capocannoniere. Penso che... Giuseppe non risponde. No, non abbiamo nemmeno lui. Allora, regia, facciamo una cosa. Andiamo avanti. Andiamo da Mister Ciullo, che era un altro nostro ospite di questa puntata. Poi vedremo di recuperare dopo anche Di Toro e Di Hop, con cui ci eravamo appunto accordati per questo orario, sia con l'uno che con l'altro, in maniera da poter poi averlo. Allora, Vito, Brindisi, Matino, ne abbiamo già parlato. Casarano che domenica non gioca, Nardò che non sta giocando. Sì, Nardò deve recuperare 3 partite con quella di domenica contro, sì, il Casarano, quindi Nardò poi sarà costretto a fare un tour de force, così come quello che fece lo scorso anno tra fine marzo e inizio aprile, se non ricordo male,
e quindi sarà poi una partita, sarà molto importante tenere il ritmo anche dal punto di vista fisico, perché sappiamo benissimo, no, come funzionano alcuni casi. È chiaro che poi il Nardò ha la possibilità di risalire la classifica, però poi deve vincere le partite. Non è detto che giocando ogni 3 giorni sia una cosa così scontata, quindi insomma, per il Nardò sarà molto molto importante mantenere questo tipo di ritmo in quelli che saranno i recuperi, che suppongo partiranno a partire dalla prossima settimana ancora, non questa, insomma l'altra ancora. Sì, certo. Tra l'altro, questo è anche un altro tema, Vito, perché il protocollo continua a permettere rinvii con 5 positivi in una Buonasera. squadra. C'è qualcuno che ci saluta, però io non lo vedo. C'è Diop, c'è Diop. C'è Diop, perfetto, c'è Diop. Sì, buonasera. Vito lo vede perché sta a casa, io da qua non lo vedo. Ciao, buonasera. Buonasera, ciao. Allora, Ciao a eccoci. tutti. Abbiamo già dato i tuoi numeri, 8 gol in 14 partite, il Gravina vola, partiamo da qui. Una delle stagioni più belle tra gli ultimi anni, sicuramente. Sì, sicuramente Qual è il segreto? Cosa è cambiato quest'anno? Raccontacela dal tuo punto di vista. sì. Vabbè, dal mio punto di vista, come lo racconto? Che stiamo andando bene, anche io per fortuna sto andando bene perché giochiamo anche tanto in fase offensiva, creiamo anche tanto, quindi per un attaccante questo è, diciamo, come è il pane. Vito. Ciao Mudu, buonasera e grazie per Buonasera, essere buonasera. intervenuto qui in Prego. trasmissione. Una domanda molto semplice: qual è il tuo obiettivo a livello di gol? Penso che la doppia cifra sia ormai prossima. E qual è l'obiettivo di questo Gravina? Se sono i playoff o vi nascondete ancora dietro l'obiettivo salvezza, ma ormai non ci vede più nessuno? No, dai, Mudu, noi parliamo liberamente, con noi puoi dire quello che vuoi. No, vabbè, come ho detto già tempo fa, l'obiettivo primario, come tutti gli attaccanti, sia quello di arrivare a doppia cifra, poi di pensare altrove, ben venga altro. E poi come livello di squadra, sinceramente, ancora pensiamo all'obiettivo primario, che è quello di salvezza, poi ovviamente poi vediamo se possiamo cercare di fare il salto di qualità e cercare di arrivare ai playoff. Vito. Risposta un po' diplomatica, mi aspettavo sai, vogliamo i playoff, invece no. Va bene. Non sai Parliamo com'è il invece di calcio, lo sai questo, meglio di me. certo. Senti, Mutu, e avete vinto il derby importantissimo con l'Altamura, lo avevate vinto già all'andata, vi siete ripreso il ritorno, quindi meglio di così non poteva andare, perché Gravina e Altamura è una gara molto molto sentita in entrambe le piazze. Sì, certo. Io quando sono venuto subito mi hanno detto questa rivalità che è tra Altamura e Gravina, e quindi sai, ci fa tantissimo piacere che abbiamo vinto un derby, prima di tutto per i tifosi e poi per noi stessi, e quindi siamo molto contenti di vincere sia l'andata sia il ritorno, che non è una partita facile, e poi loro hanno una bella squadra veramente, anche se magari la classifica non dice questo, ma hanno una bella, sai, come il calcio, come ti ho detto prima. Certo. Allora, io vado un po' più sulle domande generiche, Vito lo sa, mi piace insomma, anche, non so se in televisione si può dire cazzeggiare, ma tanto stasera stiamo dicendo di tutto. Dicevo, l'idolo, l'attaccante a cui ti ispiri. Prima mi piaceva più, mi piaceva Suarez, magari ora Lautaro Martinez. No, ti dobbiamo chiedere di che squadra sei, però. Interessa, ovviamente. Era abbastanza chiaro. Dalla regia ci dicono no, non interisti in trasmissione. No, stiamo scherzando. No, Vito, se hai anche tu curiosità per Mutu. più che curiosità vorrei capire qual è il tuo rapporto con il girone H, perché non l'avevi mai fatto, se non Sì. ricordo male, quindi è la prima volta per te, ed è un girone un po' diverso dal girone I, magari, perché c'è molta più rivalità, sono gare molto più sentite rispetto a quelle del girone siciliano-calabrese. Sì, è vero, è la prima volta che lo faccio, perché ho fatto sempre il girone I, infatti io negli ultimi anni volevo poi fare questo girone, perché dicono, hanno detto, ed in effetti è vero, magari ci sono più squadre forti, quindi è un girone molto 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 bello, e
e poi le cose stanno andando anche bene, quindi dai, sono molto contento della scelta che ho fatto. Mudu, tra i professionisti cosa non ha funzionato secondo te? Un po' di casino che non ha funzionato, però dai, speriamo di magari di un giorno di tornarci. Ma esiste davvero una differenza così ampia tra i campionati? Perché a noi non sembra spesso. Dove, tra il girone I, H o C? No, tra la D e la C. Sì, vabbè, sicuramente qualcosa cambia tra il ritmo, e poi magari nel girone D, nella serie D, magari mettere 4 under o 4 dall'altra parte, quindi sono 8. Mm. Quindi voi non vuoi magari tutti gli under, non è che sono magari il livello, hanno un po' il livello che possono giocare, diciamo. Quindi invece in C è la cosa è diversa, perché poi puoi mettere qualsiasi cosa, puoi mettere i giocatori che vuoi. Quindi magari lì il ritmo un po' cambia, sì. Vito, l'ultima domanda per Mudu, poi lo liberiamo. No, più che una domanda, voglio un po' riprendere quello che dici spesso, che ci ripetiamo quando va in doppia cifra, quindi potremmo rivederci già a breve, perché ti manca veramente... Ma con lui è facile, lo vedi tra una settimana se lo aspetti in doppia cifra. appunto. speriamo il prima possibile, che porta soprattutto i punti. E allora ci vediamo presto in doppia cifra, promessa. Ok, grazie, va bene. Okay. Ciao, buona serata. Buona serata anche a voi, ciao. Vito, tu lo sai, chi è a casa lo può notare adesso, io non uso appunti per le trasmissioni, tra l'altro anche cioè, tra le varie telecamere che abbiamo si nota, si vede sicuramente, quindi questa cosa mi era un attimino sfuggita, passata un attimo da testa. Dobbiamo riepilogare quello che è successo tra Gravina e Altamura, perché oggi c'è stata una sorta di guerra dei comunicati. Guarda, non è oggi, è quando si gioca questo derby, certo, che ci sono sempre comunicati. Quindi diciamo che ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Cosa è successo questa volta? Ecco, siamo più precisi. Sì. Il Gravina ha già da ieri sera attraverso i social ha lamentato presunti lanci di oggetti, bottiglie, pietre, sassi nei confronti della tribuna stampa. Chi conosce lo stadio vicino sa perfettamente che la tribuna stampa è situata vicino alla gradinata, dove erano assiepati i tifosi dell'Altamura. È una sorta, Vito, di... Sì, lo spieghiamo, è una sorta di struttura sopraelevata, tra l'altro. Elevata, esatto. Molto simile a quella di Francavilla, dove però di fronte, insomma, alla tribuna stampa c'è quel chioschetto lì abbastanza elevato, quindi diciamo che è quella, insomma, tribuna stampa che c'è a Gravina. Cosa è successo? Che la gradinata è stata riservata ai tifosi della team Altamura, che il Gravina ha lamentato lanci di oggetti nei confronti dei giornalisti presenti. Dall'altra parte l'Altamura ha risposto affermando che i primi a iniziare questo lancio sarebbero stati i giornalisti presenti in tribuna stampa, comunque le persone presenti in tribuna stampa. Ora, l'Altamura ha condannato entrambi i gesti, penso che siano stati realmente. Stessa cosa ha fatto il Gravina, però sicuramente un derby ora molto molto acceso, perché ogni volta che si gioca comunque ci sono dei casi abbastanza particolari. La verità non la conosciamo perché non eravamo presenti. Il Gravina dice A, l'Altamura dice B. Ora, a chi, insomma, è libera scelta credere a chi vogliamo, insomma. Infatti sono stati elencati in maniera dettagliata sia da una parte che dall'altra, quindi possiamo farci un'idea, possiamo avere le nostre idee, però non sappiamo, quindi noi ci auguriamo soltanto che questo tipo di episodi non succedano più. Questo è un derby molto acceso negli ultimi anni, dove spesso il giudice sportivo poi ha redatto comunicati molto molto lunghi, dove spesso sono stati scambi di accuse tra le due società, anche tra gli stessi dirigenti. Quindi, insomma, l'Altamura ha detto commedia gravinese. Il Gravina dice ve lo siete inventati, insomma. È il derby più sentito del girone, secondo me, questo. Ma perché c'è molto... sono vicinissime, cioè dai, sono ad un passo. Sono due città grandi, Cioè, anche... Appunto, la differenza è questa. Anche Casarano e Matino... Esatto, dicevo la stessa cosa. Anche Casarano e Matino sono a 5 km, certo. Però quando il Matino è andato in Serie D, il Casarano era contento di sfidare il Matino e viceversa, perché era un derby talmente vicino, quindi sai, no, c'è quasi la novità, la curiosità. Gravina e Altamura sono due centri importantissimi dell'Interland barese.
inutile che insomma ci nascondiamo. Evidentemente c'è questa sorta di rivalità che negli ultimi anni si sta sentendo, perché le due squadre militano tanti anni nel girone H e qualche anno fa hanno fatto una sorta di testa a testa per raggiungere la Serie T in eccellenza. Il Gremio ci riuscì l'anno prima, l'Altamura l'anno dopo. Sì, certo, e tra l'altro hanno anche due tifoserie che sono molto presenti, non solo nei derby. Diciamo anche questo. Però intanto Elio Di Toro ci scrive, mi scrive che tra qualche minuto è disponibile, quindi... Ok, io direi andiamo da Mister Ciullo, che si sta, certo. Che si sta collegando anche con la regia, e poi torniamo anche dal direttore. Vito, la partita per eccellenza di domenica, così ci avviciniamo anche alla prossima giornata, quella che vuoi guardare. Per eccellenza intendi la categoria o la più importante? No, sempre di Serie D. Guarda, ce ne sono diverse che secondo me possono essere molto interessanti, però c'è una partita dal sapore storico che è Brindisi-Nocerina, che sempre valsa, sì, grandissimi obiettivi. Questa volta non è così per i numerose ragioni, però è sempre una partita al grande fascino. E poi sono curioso di vedere la reazione del Cerignola, che a Nola andrà sicuramente perché dopo aver sprecato 4 punti in 2 partite, sicuramente è quello l'obiettivo principale, vincere. Bitonto gioca a Sorrento, altra partita ostica per Nero Verde, però Bitonto si sta abituando a grandi risultati. Mister Ciullo, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, mister, stavamo chiacchierando un po' in generale sul girone. Bitonto Cerignola, dicevo prima Vito, secondo me ormai è una corsa a due, e secondo me, ma anche non secondo me, è diventato il campionato delle stagioni. Prima va una, poi va l'altra, si vive quasi di momenti. Che ne pensi? Ma sì, sicuramente sono le due squadre che si contenderanno fino alla fine, secondo me, per come sta andando il campionato e il cammino adesso, loro due, perché stanno veramente facendo un campionato importante, hanno delle squadre, delle rose importanti, e penso che alla fine saranno loro due a contendersi nel campionato. C'è una tra le due che vedi più forte? Ma sai, sono tutte e due grandi organici. Io l'ultima volta ho visto all'opera il Cerignola Brindisi, sì, ma una cosa importante, sono stati bravi a costruire, fatemi anche i complimenti, hanno costruito abbastanza bene in tutti i ruoli, hanno doppioni, hanno veramente una buona squadra. E dall'altra parte anche il Bitonto ha un ottimo organico. Mister, tra poco devo per forza, perché tra l'altro è la prima volta credo che facciamo un'intervista dopo Nardò, devo per forza una domanda su Nardò, che tra l'altro in questo momento è anche fermo. Però prima lascio a Vito, perché prima stavamo dicendo anche con Vito, anche a microfoni spenti, e poi quando abbiamo il mister cerchiamo di insomma commentare la classifica dall'alto al basso, commentandola tutta. Vito. Mister, io la questione Nardò la lascio a Giuseppe, te lo chiederà lui. Io però voglio ricordare con te una partita, siccome oggi c'è stato Martina Barletta, a me è venuto in mente un posticipo di Martina Barletta, vinse il Barletta 1-0, però fu il Martina migliore mai visto sotto la tua gestione, forse dopo quello di Lecce. Insomma, ci hai pensato anche tu o soltanto io ho avuto questo pensiero? Era il 2016 o il 2015? Sì, 2015, sì, facciamo una veramente una grande partita, sì, la ricordo ancora, perché poi queste partite non si dimenticano, specialmente quei derby, su derby, quel campionato poi era così particolare, no? Il primo anno che c'era l'unica C, le squadre come Lecce e Barletta erano dei derby importanti. Giocavamo veramente, sì, ha detto bene, giocavamo una grande partita. Vito, sulla Serie D. Beh, lo troviamo in Serie D, mister. Cioè, cosa ne pensi dell'andamento soprattutto della bassa classifica, perché qui l'impressione, allora, oggi c'è stata la conferma che i playout si giocano, sì, si giocano sicuro. Quindi che cosa significa? Che i playout andranno a fare sicuramente qualche pugliese rischia grosso, perché probabilmente qualcuno retrocederà direttamente, anche perché quelle sono le squadre. Qui c'è un'impressione particolare, sono tutte forti, ma che non stanno riuscendo a svoltare. Il rischio è che di vedere anche qualche derby incrociato per evitare l'eccellenza, e sappiamo benissimo che in Puglia sono partite molto molto accese. Sì, cioè, oggi la classifica dice questo, no? Che ci sono pelagate, specialmente abbiamo le ultime due, poi ci sta anche come Vicenza, Casalano, Nardò, insomma, se sono lì, però io sono convinto che queste squadre alla fine, mi auguro anche per
per noi, per il territorio, che ne escono fuori e lasciano agli altri giocarsi i play-out. Però è un torneo come era prevedibile dall'inizio, che molte squadre facessero un campionato della salvezza, ecco. Allora, andiamo avanti, Vito. Sì, no, avevo perso un attimo lo schermo, quindi stavo un attimo guardando. Mister, io invece vado un attimo sul Nardò. È stata una stagione molto sfortunata, dall'inizio praticamente fino ad ora. Adesso il Covid quasi a voler peggiorare le cose. Ma mi auguro che arrivi migliori giornate, nel senso che adesso, se magari la sfortuna ci sta di mettere alle spalle, di cercare di guardare avanti meglio di prima. Sì, è una stagione sfortunata fino adesso, però bisogna reagire anche a queste situazioni qua. Hai qualche rimpianto? Ma il rimpianto, oh sì, è normale, il rimpianto ce l'hai, perché un allenatore che viene esonerato alla sesta giornata, penso che il rammarico ci sta, perché stavamo giocando un buon calcio, stavamo giocando bene, era una squadra che doveva avere tempo per cercare di crescere, no? Perché parlavamo di una squadra nuova, i giocatori che dovevano, una squadra che doveva essere completata. Si stava giocando a viso aperto con tutte, sei giornate, però penso che non, il rammarico è quello, perché non si è avuto il tempo di poter avere il proseguimento del ritiro, che non ho fatto d'altronde, perché c'avevo anche il Covid e mi sono saltato anche il ritiro, però quello è il rammarico, troppo presto, però quelle sono decisioni che un allenatore bisogna accettare. Se facciamo questo mestiere dobbiamo accettarle, con rammarico, però le accetti. Vito, un'ultima domanda per il mister, poi lo liberiamo. Mister, cosa cerchi per la prossima stagione? Perché è chiaro che quando poi si viene esonerati sicuramente si crea anche quel bagaglio, no, di errori da non ripetere, ammesso che tu ritenga di averne fatto qualcuno. Ecco, cosa cerchi in vista della prossima stagione da un punto di vista prettamente tecnico? Ma sicuramente gli errori li ho commessi, perché non sarei onesto con me stesso a dire di non aver commesso degli errori. Cosa cerco? Cosa cerco? Che se magari trovo una società dove dici che c'è una programmazione, che la rispetti e che magari si dia anche qualche giornata in più a un allenatore per poter lavorare, no? Scherzando. A parte gli scherzi, normale che ogni mi auguro di trovare una squadra per poter lavorare, ma allo stesso tempo divertirmi, perché a me piace divertirmi, soprattutto quello, perciò mi auguro di trovare questo. Domenica cosa guardi, mister? Ma guarda, adesso ho sentito che c'è Brindisi Nocerina, però sto andando troppe volte a Brindisi, altrimenti mi vedo là, ci siamo visti anche l'altra volta, dico. Sì. Anche perché è anche lontano da Luisano, dove vado mi allontano in pratica, però è una partita che sì, ho avuto la possibilità di giocare Brindisi Nocerina, e so che ha un fascino particolare, come avevi detto prima, però ancora non lo so, vediamo un attimo che succede domenica. Grazie mister. Grazie a voi e un saluto. Ciao mister. Allora, Michele, abbiamo Di Toro, quindi cioè andiamo a sentire Di Toro, così lo includiamo nella nostra chiacchierata. Non ho capito se Michele mi ha detto che ci abbiamo il direttore oppure mi ha detto un attimo. No, un attimo, perfetto, benissimo. Era la voce di Sebastiano e non di Michele. E Vito, fotografia veloce dell'eccellenza, stiamo andando un po' sparsi. C'è Di Toro però, Giuseppe, quindi io darei la presenza. Voi vedete gli ospiti prima di me, questo è un problema, perché nel preview no, io ancora non lo vedo. Ciao direttore, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Assolutamente. Ciao, direttore. No, non c'è problema. Allora direttore, lascio la prima domanda a Vito, che sentivo forse che ce l'aveva già. Vito. Sì, ciao direttore, buonasera e bentrovato. Io voglio chiederti in maniera molto schietta, come piace essere a te, cosa succede negli ultimi minuti a questo Cerignola in quest'ultimo periodo? Perché non è una cosa costante nell'anno, le ultime due partite, ecco, cosa è successo secondo te?
Ma mi piace pensare che per un calcolo improbabile la fatalità ci abbia voluto regalare questo scherzo del destino. Direi che considerare 2-3-3 di seguito già in un campionato è difficile, figuriamoci in due partite. Credo che sia solo un problema di attenzione, perché le prestazioni ci sono state anche importanti, perché a Fasano credo che abbiamo disputato una grande gara. Ce la siamo un po' complicata con un'escursione gratuita. Direi che una gestione forse migliore degli ultimi minuti a Fasano, parlo, poteva portare a un risultato importante e anche, direi, anche abbastanza meritato. Domenica probabilmente invece, dopo il 3-2, abbiamo rivissuto forse una situazione simile di 3 giorni prima, però c'è da dire anche che questi ragazzi giocano ogni 3 giorni ormai da 2 settimane. In 13 giorni 5 partite, in 16 ne effettueremo 6. Veniamo da 2 mesi in cui l'ultima settimana dove abbiamo avuto tutti gli effettivi è stato il 16 di dicembre. Da lì tutta una serie di situazioni legate al Covid, dove hanno colpito 20 elementi del gruppo, quindi non si è potuto lavorare quotidianamente, abbiamo sprecato molto. Abbiamo anche una rosa importante che ha risposto bene, ha fatto 10 punti 11 punti in 5 partite. Siamo lì che stiamo combattendo, abbiamo fatto una grande rincorsa, siamo vivi, grandi prestazioni, per cui io non sono preoccupato, può capitare nel calcio, certo è che bisogna evitare di ricadere in queste situazioni. Direttore, si dice sempre che nel calcio non si perde, almeno le buone squadre non perdono, imparano. Perdere, pareggiare, stessa, intendevo da questo punto di vista, che poi Cerignola, per amor di Dio, non ha perso. Però, ecco, cosa impara il Cerignola dopo queste due partite? Ma credo che non bisogna dare niente per scontato. Siamo stati bravi domenica, ieri, cioè domenica, mercoledì a ribaltare. Probabilmente una gestione ormai verso la fine della partita che ci vedeva vincenti. Non bisogna abbassare la guardia perché l'insidia è sempre dietro l'angolo. Ecco, se c'è un insegnamento da prendere da questo momento è proprio questo. Di essere concentrati fino al 96esimo e non dare niente nulla per scontato, non ce lo possiamo permettere. Vito. Direttore, siccome la vostra è una società molto attenta anche all'etica all'interno dello spogliatoio, alla gestione delle situazioni, per curiosità, cosa avete detto a Dorval dopo l'espulsione di Fasano? Perché insomma è un'espulsione che ha fatto veramente arrabbiare tanto Pazienza, appunto è un mister molto pacato in dichiarazioni invece. Con Dorval, insomma, è un under importantissimo, uno dei migliori nel girone A, però insomma, questi attacchi di ira poi rischiano veramente di mandare a rotoli, non dico una stagione, però sicuramente una partita, perché quella di Fasano, insomma, ha giocato un uomo in meno fino alla fine. Ma Vito, allora, premesso che gli errori nel calcio ci sono, Certo. ecco, noi ciò che ci ha contraddistinto la risalita lo sappiamo bene. E momentaneamente in qualche frangente, soprattutto nella parte finale, è venuto leggermente meno, ma lo si può concedere finché ci fermiamo a queste due partite. Dobbiamo limare quelle che sono le dinamiche che ci possono penalizzare. Dorval ha commesso un'ingenuità, diciamo, di gioventù, un peccato di gioventù, può succedere, non deve più risuccedere. Oggi a 17 partite dalla fine ce lo possiamo permettere di commettere qualche errore. È chiaro che più si avvicina verso la fine del campionato, più dobbiamo essere attenti. Ma noi lo siamo stati. Ecco, parlerei di piccolissime situazioni che potremmo evitare perché abbiamo dimostrato di poter essere sempre attenti e di non prendere gol per 7 partite. Per cui abbiamo nelle nostre corde di essere in un certo modo. Dobbiamo solo leggermente avere un atteggiamento più cattivo, più determinato, soprattutto quando il risultato è acquisito. Direttore, è corsa a due adesso? Bidonto Cerignola, o pensi che possa rientrare ancora qualcuno? Ce lo chiedevamo all'inizio trasmissione con Vito. Ma in questo momento i numeri dei campionati sono abbastanza evidenti, ci sono due squadre che stanno facendo un campionato molto importante, con dei numeri direi alti. Rispetto alla passata stagione credo che stiamo andando molto più veloci, molto più forti. Qualche battuta d'arresto l'ha avuto il Francavilla, ha una partita da recuperare.
Ma io più che parlare di corsa 2 parlerei del fatto che il percorso che una squadra deve avere deve essere personale. Io devo preoccuparmi o pensare alla mia squadra e a quello che deve fare ogni domenica. Oggi abbiamo tratto insegnamento da queste due gare che dobbiamo continuare ad essere sempre il Cerignola che deve essere determinato e cattivo. Questa squadra lo ha dimostrato e lo dimostra perché le prestazioni ci sono, e io guardo al cammino che deve fare la mia squadra e sappiamo benissimo qual è: lottare ogni domenica su ogni campo perché abbiamo nelle nostre corde di poter dimostrare di essere forti. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie direttore. Grazie. Ciao direttore. Ciao, ciao. Vito, abbiamo qualcosa da aggiungere? Siamo in chiusura, eh? Senti Giuseppe, io ho qualcosa da aggiungere sull'eccellenza, però in realtà è legato alla Serie D. Perché prima parlavamo di retrocessioni, no? Dalla Serie D all'eccellenza, che potrebbero coinvolgere uno addirittura più pugliesi, e nelle zone bassissime della classifica di entrambi i gironi di eccellenza è quasi una supplica, no? A far sì che non si retroceda, perché è chiaro che possono cambiare anche gli scenari. Ricordiamo che più squadre scendono dal girone H di Serie D, più ne retrocedono in promozione. Quindi è chiaro che poi potrebbe anche non essere sufficiente i play-out in eccellenza per salvarsi. Quindi insomma si sta creando questa reazione a catena che sta facendo, tra virgolette, tremare le squadre di bassissima classifica dell'eccellenza pugliese, che potrebbero eventualmente rischiare di ritrovarsi in promozione anche paradossalmente dopo aver vinto un play-out. È un discorso un po' remoto, anche perché comunque possono salire diverse squadre dall'eccellenza alla D, anche dalla D alla C, però insomma è un discorso che esiste in questo momento e che va eventualmente affrontato. Perfetto, noi chiudiamo così, sono le 21.54, quindi insomma in perfetto orario. Se ricordo bene dovevamo chiudere alle 21.55, ma come dicono, no? Poi lì di appunti o altro. Vito, ci vediamo giovedì, ci vediamo qua, ti voglio qua giovedì. Va bene, ciao. Speriamo. Ciao Vito. Ciao Vito, ciao, grazie anche a Michele Marchitelli, a Sebastiano Buffone Energia, a tutti coloro che sono intervenuti e a tutti voi che chiaramente ci avete seguito anche per questa sera, come sempre, come ogni giovedì ormai da tempo immemore. Giovedì Puglia torna come sempre, giovedì prossimo, stessa ora, stesso posto, ovviamente, Antenna Sud 85. Ciao.